Sabato saremo nuovamente in piazza in questo primo momento di un ciclo di tre manifestazioni, No Ponte, No TAV e No MUOS, un'esperienza nuova nell'ambito dei movimenti territoriali, perché per la prima volta riusciamo con un unico appello a mettere insieme questo pacchetto di iniziative. È evidente che questo avviene perché all'interno dei movimenti si è consolidata l'idea di un unico modello che sottende al meccanismo delle grandi opere, siano esse grandi opere di infrastrutturazione e di devastazione ambientale, siano esse opere di tipo militare. Quindi questo ci sembra, come prima questione, è fondamentale da segnalare. Per parte nostra, cioè per parte della questione Ponte in particolare, noi in questo momento siamo in una situazione molto particolare, perché nei fatti, attraverso il mancato atto aggiuntivo che doveva avvenire il 1° di marzo tra il governo ed Eurolink, che è il consorzio di imprese incaricato di progettare e costruire il ponte, di fatto la mancanza di questo atto determina automaticamente la cancellazione del contratto e la fine del progetto del ponte, con la cancellazione della Stretto di Messina SPA, che sarebbe il concessionario per la progettazione e la costruzione del ponte. Questo però apre la questione fondamentale, che è la questione delle penali. A noi pare che questo elemento della battaglia adesso sulle penali non riduca, ma anzi centri ancora di più la nostra battaglia, che noi abbiamo sempre condotto pensando proprio che la conduciamo sul terreno dell'utilizzo delle risorse e dell'utilizzo del territorio, non tanto e non semplicemente e non soltanto contro il manufatto d'attraversamento. Cioè, noi abbiamo sempre condotto le nostre iniziative pensando che il manufatto d'attraversamento di cemento e di acciaio non fosse decisivo, e che invece fosse in sé il meccanismo, il dispositivo finanziario di controllo e di consenso che veniva costruito intorno al ponte, l'obiettivo. È un obiettivo ampiamente riuscito fino ad oggi, visto e considerato che sono già stati spesi circa 500 milioni di euro in questa opera, che sono andati tutti quanti in tasca ad Eurolink e al Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina SPA, senza che al territorio sia andato alcunché, quindi con un meccanismo che è evidentemente meramente di carattere predatorio. Oggi però, appunto, la battaglia che ci troviamo ad affrontare, a meno di colpi di coda che rimettano in corsa la questione del ponte, è la battaglia sulle penali. E questo ci sembra, come abbiamo provato a descrivere appunto anche nel libro che abbiamo da poco pubblicato, Il ponte sullo stretto nell'economia del debito, una battaglia che avviene proprio sulla questione del debito, sul terreno del debito. Noi riteniamo che, a differenza di coloro che sostengono che appunto uno Stato non possa venir meno ad un contratto stipulato con le aziende, riteniamo che invece sia necessario un atto politico che decida che comunque, al di là di come vadano, possano andare le controversie legali, determini la decisione di non pagare penale a queste contractor, che sono poi pochi e che non si occupano soltanto del ponte, ma che sono immersi in tutti i vari pacchetti, i vari cartelli che fanno le grandi opere in Italia, il TAV, Mose, termovalorizzatori, privatizzazione dell'acqua, eccetera. Ecco, riteniamo che sia invece prevalente, rispetto al vincolo che lo Stato ha nei confronti di queste grandi imprese, sia prevalente invece il vincolo che dovrebbe avere nei confronti dei cittadini, rispetto a tutta una serie di bisogni primari nei confronti dei quali oggi lo Stato è assolutamente insolvente. Parliamo dell'istruzione, parliamo del reddito, parliamo della cultura, parliamo della sanità. Quindi riteniamo che, anche se il ponte tende a sparire dalla scena, diventa una sorta di fantasma, in realtà la battaglia vera, la battaglia forte si apre adesso e possa addirittura essere una battaglia di carattere ancora più avanzato.